Eccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Mikun Game. Siamo qui in questo nuovo episodio dedicato a Crisis Remastered. Come vedete siamo a bordo di un carro armato e dobbiamo andare a fare follie con questo carro armato in questo episodio. Distruggiamo tutto. Ricevuto. Allora dovremo darci davvero da fare. A tutte le unità, avanza fino alla stazione ferroviaria. Andiamo. Procediamo verso l'obiettivo. Forza. La prima linea difensiva è un blocco alla stazione ferroviaria. Ci stanno già bombardando. Ah, questo è un alleato. Sto di stronzo. Bel colpo, Idaho 2. Eccolo un altro qui. Imboscato. Niente, liscio. Ok. Sì, vai così. Vai così, però ci sono spaccato. Cazzo, guardalo lì! Vabbè, ciao! Nemici multipli in avvicinamento basso! Massimo impegno, ragazzi! Distrutto! Siamo morti. Andiamo avanti. Comunque il nostro carro armato non è messo benissimo, corretti. Dai, vai giù. Sta crollando il monte. Niente, morti. Esploso tutto. Ancora, andiamo a piedi. Possiamo rubarlo, peccato. Quanto è lontano, però. Ok. Però ho già danneggiato questo carro armato. Ma che palle. Secondo me risulge la postazione antiaerea attivo. Merda. Vai, prima che ci spalino loro. C'è un altro lì.
Bam! È un andato. È difficilissimo però, eh. Cioè non è per niente semplice. Dove sono gli altri due? Occhio. No, no, no! Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Ma dai! Ma non è possibile! Ma anche il carro armato si ribalta così! Ma che cazzo! Ma vaffanculo! Distruggiamo anche questo. Via. Ok. Ma dai, com'è possibile? Sono esposto, non posso restare qui. No, no, non fa, non fa, devo andarmene. Siamo morti. Fanculo. Comunque ragazzi, non è possibile. Un solo uomo in mezzo a tutto questo bordello. Che casino, che casino. Mi è crashato male il gioco. E ho dovuto rifare tutto da capo, ragazzi. Bordello, spero che non vi succeda perché è successo qui nei paraggi. Nella valle c'è ancora una postazione antiaerea dell'EPC. Distruggiamola, così possiamo chiamare gli aerei. Ma siamo dentro un cazzarola di carro armato e non riusciamo a sfondare una parete fatta di tavole e di lamiere. Che merda, fammi scendere, va. Ok, ce l'abbiamo fatta. Continua a muoverti e fai attenzione al nemico. Questa tuta comunque fa cagare. Energia zero, eh. E occhio qui. Ciao. Arrivederci. Alla prossima. Che cazzo. Ma vaffanculo. Succia. Uccidiamolo. Chi c'è ancora? Deve essere qui. Cos'è? Lancia missili. Andiamo, andiamo, andiamo.
Comando Idaho, qui la terra è spaccata a metà. Dovremmo far confluire qui delle ruspe dal porto, prima di poter avanzare. Ricevuto, Nomad. Mi sa che per un po' sarai da solo. Capito. Occhio. Ok, forse ce l'abbiamo fatta. Energia al minimo. Nomad, mi ricevi? Sì, ti ricevo. Il supporto aereo che ti ho promesso serve una zona d'atterraggio sicura. C'è un posto adatto vicino alla raffineria. Adesso ti trasmetto le coordinate. Prendi il controllo del settore e ti inviamo il supporto. Ancora nessuna notizia dal comando sull'esatta posizione del generale Kyong. Ti sto trasmettendo le coordinate di un complesso di uffici. Cazzo, sta succedendo adesso? Infiltrati e cerca informazioni. Scopri dove tengono prigionieri gli ostaggi. Fuori, bastardo. Cautela, poi ragazzi, tra poco ci salutiamo anche. Energia. E muori. Culo. Strickland, sono all'interno dell'ufficio. Cerca di accedere alla loro rete tattica. Prendi munizioni, 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 munizioni di ogni tipo. Sappiamo dove si trova Kyong. Trattiene gli ostaggi all'interno della miniera. Il sistema di navigazione è stato aggiornato. Porta quelle persone fuori da lì, soldato. Immediatamente, maggiore. Ok, possiamo proseguire. Di frantumazione, è pieno di forze dell'EPC. Sicuro di voler atterrare qui? Non abbiamo alternative, figliolo. Libera la zona e manderò i velivoli. Va bene, dobbiamo liberare la, zona e poi dobbiamo
localizzare e recuperare civili in ostaggio. Comunque vabbè, siamo andati abbastanza avanti, io direi che ci possiamo anche fermare qui con questo episodio dedicato a Crysis Remastered. Ci sono stati diversi problemi, insomma il gioco ha crashato malissimo e quindi ho dovuto rifarmi tutto il pezzo dall'inizio, quindi abbiamo fatto sicuramente un sacco di tagli. Di conseguenza non so quanto sono uscito in totale lungo il video, ma vabbè, io ci sono già da un bel po', però non so quanto sarà uscito il video con i tagli, poi vediamo. Comunque, voi come sempre fatemi sapere la vostra, se il video vi è piaciuto, lasciate like, condividete e iscrivetevi al canale, questi qui sono indistruttibili, guardate lì, ma è incredibile. Noi ci vediamo alla prossima ragazzi, ciao a tutti.